Ed è già in collegamento il presidente Vito Tisci. Presidente, buonasera intanto. Stiamo recuperando, credo, Vito Tisci, per il quale abbiamo anche già una domanda pronta, perché ci scrive un amico da casa, ci scrive Enrico, dice: situazione già critica per la salute, una soluzione potrebbe essere dalla promozione in giù bloccare le retrocessioni, dando le possibilità a squadre che sono prime di salire, a quelle iscritte ai playoff, dare la possibilità di iscriversi al campionato superiore allargando per un anno i gironi. Dovremmo aver recuperato il presidente Tisci, buonasera. Buonasera a voi. Presidente, avete sentito, ha sentito immagino anche le istanze del Corato, sono le istanze un po' di tutti i club, prima la sicurezza e poi si penserà a tornare in campo. Ci siamo lasciati con l'eccellenza pugliese a 5 turni dal termine della regular season. Che giorni sono questi, per voi? Che giorni di lavoro, di dialogo sono, fermo restando che viviamo un'emergenza drammatica su scala mondiale? Sì, rispondo subito al dirigente del Corato, il quale mi sono anche sentito più volte messaggiato con il presidente. Loro hanno questa gara in calendario l'8 aprile, che sarà sicuramente spostata perché faceva parte di una programmazione del vecchio decreto. A giorni, fra domani e dopodomani, c'è un nuovo decreto che a qualcosa ha già anticipato il ministro Spadafora, che saranno ancora più restrittive le possibilità di poter fare allenamento, di proseguire l'attività agonistica e tutto il resto. Poi il Corato è ancora in corso su 3 playoff, vittoria del campionato, Coppa Italia, per cui c'è un interesse plurimo, soprattutto una società che è guidata da un presidente che vuole salire, che sta investendo parecchio, che purtroppo si è imbattuto in questa stagione dove si è scoppiata questa pandemia, nessuno poteva prevedere. Oggi navighiamo a vista, oggi l'agenda l'ha detta il virus. Speriamo che quanto prima si possa superare questo momento e riprogrammare la nostra attività regolare. Io ogni giorno mi sento in videoconferenza con la Lega, la Federazione, anche per il mio ruolo di presidente del settore giovanile scolastico, dove lì ho già assunto una delibera, inviato al presidente federale di tutti i nostri campionati nazionali, professionisti e giovanili, perché loro, non avendo promozione e retrocessione ed essendo, avendo solo un carattere formativo, è stato più facile prendere questa decisione, confortata anche dalla Commissione Medica, dalla Federazione e condivisa dai Presidenti delle Leghe Professioniste e dal Presidente federale. Credo che a giorni uscirà il comunicato ufficiale. Per quanto riguarda la nostra attività in regioni, dilettanti, il mio sogno, il mio auspicio, ne parlavo stamattina con il Presidente Sibilia che mi ha telefonato, è quello che si possa chiudere la stagione. Però purtroppo non siamo noi, non sono io, non è il Presidente Sibilia. Qui stiamo in piena emergenza, è un'emergenza che ogni giorno registriamo morti, oggi 851, nuovi contagi, 1648. Noi siamo tra le regioni che avvertiamo meno questa emergenza, ma ci sono regioni, io ho parlato con i miei colleghi in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, veramente lì non so quando possa riprendere l'attività. Io sono in contatto con tante società che mi telefonano, mi mandano email, mi mandano messaggi che anche loro vogliono sapere, mi fanno delle proposte. Qualcuno mi ha detto che non è più in grado di riprendere attività perché non c'è i calciatori, mi sponsor hanno disdettato tutti i contratti. Queste sono problematiche del nostro movimento di base che si fonda sull'entusiasmo, la passione dei dirigenti, dei piccoli imprenditori, il commerciante del paese, il parrucchiere, l'impiegato che dà il suo contributo, ma oggi verrà a mancare anche questa fonte di finanziamento. Se si riprenderà, non so quando, si riprenderà anche a porte chiuse, per cui immaginate che l'unica fonte di prelievo, di liquidità per le nostre società dilettantistiche è quella della biglietteria che serviva per pagare i piccoli rimborsi, per programmare la trasferta. Immaginate quando si riprenderà, quale sarà il dramma, quale sarà l'entusiasmo. Io credo anche che questo momento difficile farà cambiare anche le nostre abitudini di vita e anche le nostre abitudini di seguire anche la propria squadra del cuore, per cui Presidente, la dobbiamo interrompo un veramente attimo spezzare tutti perché quanti. Prego. Ha parlato di un aspetto che ci sta molto a cuore, ovvero l'indotto, ovvero i contraccolpi che tutta questa crisi avrà sulle piccole aziende, delle quali sono spesso proprietarie le persone che sono poi a capo delle squadre di calcio dilettantistiche. Mi piacerebbe coinvolgere Peppino Ernesto, che è ancora in videocall
con noi e chiedere a Peppino se ha una considerazione da condividere con il presidente Tisci in merito. Stiamo recuperando l'audio con Peppino, dovrebbe sentirci. Peppino, ci senti? No, alla luce anche di quello che ha detto il Presidente, insomma, ritengo sempre più problematica, insomma, la ripresa. Non dimentichiamoci, Luca, che 8 squadre dilettantistiche hanno in organico anche giocatori stranieri che in questo momento sono rientrati nelle loro nazioni di origine, anche per l'Andria, per esempio Yeboah è tornato in Ghana, quindi, ma ne posso, ho fatto solo un esempio, cioè anche ammesso e non concesso che si arrivi a fine aprile, come ha detto il ministro Spadafora, senza poter fare né allenamenti né partite, e per miracolo si decida che tutto si è risolto a fine aprile, qui bisognerà aspettare che rientrino anche i calciatori, che bisogna, cioè, il mondo dei dilettanti non è quello professionistico. Poi la domanda che volevo fare al dottor Tisci è questi ragazzi che vivono, diciamo, di rimborsi spese davvero molto risicate a volte, come possono essere tutelati in questi mesi in cui non c'è attività agonistica e probabilmente non riceveranno nessun compenso dalle società? Presidente, questa è la domanda di Peppino Ernesto per lei. Come tutelare questi atleti che vivono di rimborsi spesa? Perché io non ho ascoltato nulla, non c'era proprio, non riuscivo a sentire, sintetizzare. Gliela riassumo io in un attimo. Come tutelare, visto che saranno fermati gli stipendi finché non si va in campo, come tutelare questi giocatori, questi atleti che vivono fondamentalmente di rimborsi spese? C'è qualcosa allo studio già? Ma Peppino, a che cosa si riferiva? A quali campionati? Dilettantistici all'eccellenza e a quelli che seguono. Per cui si parla di rimborsi spesi, perché noi non abbiamo stipendi, non abbiamo, si parla di rimborsi spesi che vengono. Sì, parlava di rimborsi, esatto. E questo è senz'altro un problema. La Lega Dilettanti, ne parlavo anche stamattina col presidente Sipilia, ma già ho inoltrato io come comitato regionale una lettera al Presidente in cui chiedevo di poter tornare alle società parte dell'iscrizione di questa stagione sportiva, di poter tornare anche alla quota assicurativa, finora non si è giocato, non sappiamo se si riprenderà, per cui ci saranno meno incidenti, per cui la compagnia assicurativa può venire incontro, e poi siamo anche in attesa dell'intervento che il Ministro Spadafora ha annunciato verso tutta la galassia del mondo dilettantistico, che tra i quali sono comprese anche le società dilettantistiche della Lega Dilettanti. Non dimentichiamo che svolgono un ruolo sociale sul territorio, togliendo tanti ragazzi dalla strada e dall'insidia della strada, per cui questo ruolo ci è stato più volte riconosciuto, è stato condiviso dal governo, dal ministero, e questo grazie anche al buon lavoro che sta facendo il presidente Sipilia. Ci aspettiamo qualcosa di serio e di concreto. La Lega e la Federazione stanno studiando anche degli interventi, però adesso siamo ancora in una fase, diciamo, ancora delicata. Da un mese e mezzo che è scoppiata questa emergenza, tant'è che non esiste nemmeno una normativa come comportarsi in caso di blocco di campionati, di annullamento delle gare. Certo, si cercherà, a mio parere, se ci saranno le condizioni sanitarie, di poter salvare il salvabile. Sentivo dire dal direttore sportivo del Corato in 7 posti, ma quando c'è un'emergenza non esistono posti, cioè, quando c'è un'emergenza si cercherà di fare meno danni possibile, ma soprattutto anche rispettando gli investimenti fatti dalle società. Presidente, la ringraziamo per questo intervento, ha fatto estrema chiarezza, poi ci risentiremo ovviamente in questi intensi giorni che si annunciano. Grazie ancora a Vito Tisci. Grazie a voi e soprattutto del prezioso contributo che state dando.